Eccolo qui. Questo ancora non è ancora andato via. Ancora, anzi, si è un po' agitato. E anche questo non è messo al Mamma meglio mia. della sua presentazione. Speriamo che non si apra la macchina. Oggi bella giornata, fatta per coprire tutti i punti di ruggine. Ogni tanto bisogna ricoprire. Adesso di là devo ancora guardare. Qua, questo è proprio un pezzo. Lì ora da fare. Per adesso ho fatto tutta quest'area qua che si stava arrugginendo abbastanza. Questo è così come questo qua. E niente, la giornata è bella e quindi quale migliore occasione per non coprire i punti di ruggine? È vero, Stellina? Questo lo devo fare. Dovrei cambiare la batteria, la pila. Come si chiama? La V, la vite. Anche questi qua, questi li dovrei cambiare, no? Però per ora li copro e poi si vedrà. Là sotto. Ok, mo, insomma, vediamo un pochettino. Qualche punto da coprire si trova sempre. Dal meccanico. Quindi abbiamo rimesso i nuovi, cioè i vecchi, quelli originali, i Lokinab, i mozzi, quelli originali. Così ho rimesso le platform, le plafoniere. E qua abbiamo il nostro chirurgo che adesso smonta le ridotte, la placca delle ridotte. E da lì vediamo come andremo a finire. Appena smontato questo per fare uscire l'olio e c'erano tutto il metallo dentro, quindi chissà che non sia probabile che ci siano i gear da sostituire, perché c'erano tutti i pezzi di metallo dentro. Adesso l'abbiamo richiuso. Comunque, vediamo. E poi mi sto pure per curvare il vai, non c'è perché ho brutto scuoti. Che ripresa fantastica. The Polish Expression. Curva, curva e curva is the Polish Expression. It's a must. Sembra che per adesso questi non si siano ancora arrugginiti e che ancora funzionino, perché ho visto dei video dove il gas tank già perde. Questo qua sembra che sia ancora a posto. Così come anche questo qua, che è quello più grande, sembra che sia, a parte adesso lo sporco, però sembra che vada. Ketchup? Non vi serve il ketchup, c'è tutto. No. Tolta la prima parte. Ok. No, no? Oh, ok. Perfetto. Qui per vedere se va bisogna per forza smontare. E lì abbiamo. C'è da smontare ancora tutto il pezzo qua. Per vedere i due gear se sono spanati. Qui procedono i lavori dello smantellamento delle ridotte. La copertura.
Ale fa... Z przekładem tam są inne kombinerki, a jak nie to by... O. Tego też za mało, kurwa. Proste kleszcze. Tu masz proste. Tylko, że tu się nie rusza za bardzo. Czy może skacze są zapisane? Ale tego nie ściągnę. Jeszcze na twarz się pokręcę. Mettere le coperture per il fango eviterebbe di tirare su tutta questa rumenta che si attacca all'interno qua della... cioè qua è tutto fango praticamente, capito? E le coperture qua servirebbero proprio alla grande, insomma. Per evitare che il fango si attacchi tutto qua sotto, sia da una parte che dall'altra. Jebane chujostwo. Kurwa. Il momento tanto atteso. Ciągnie ci przesuwka. To nie zęby, kurwa. Zostawał sam przód, sam tył zostawał. Tak, bo tu jak wyjebie, to nie idzie na... Dobra, już widzę. To wyjebywało... Ecco... Jest prawdę... Makarone. Makarone. Praticamente non so se riesce a vedere, ma visto come sono... Alcuni sono modello banana praticamente, cioè sono deviati, non sono più dritti ma sono deviati e per questo motivo che venivano shifting off. Si vede meglio in questa maniera, ecco, in effetti alcuni sono anche... più fini che non altri. Io la ridotta la marcia corta in realtà non l'avevo neanche mai usata e usandola così abbiamo visto subito che c'era questo problema, mettendo la marcia sotto stress, probabilmente andando in una strada normale nemmeno si sente, però appena mettendola sotto stress ecco che fa un salto e questo è quanto. Visto come si vedono, si vede che fanno un bending modello banana. Come sanka skrzynię. No, mieszalnik 70 zł kosztuje par, doje. Ja tu szukam, bo tu mają wszystko. Ukrywał ze skrzynią, to jest wszystko nowe. O, kołysanka skrzyni rozdzielcza. A to prawdopodobnie wyjebał, bo jednak mi tymi dźwigniami na dziurach to szarpa, bo to wyrzucało coś musi gdzieś... Pod obciążeniem, rozumiesz? Wyrzucało i na pół zębu szło. Tak się dzieje z zębatkami jak na pół zębu, więc... No. Cięgło skrzyni biegów, komplet 80 zł. Nie no, to tyle, że nie chcę całej rewizji kupić. Całej rewizji będzie wyregenerowany, kto Difatti, quando avevo cambiato l'olio del gearbox, ma già il primo cambio, avevamo trovato dei pezzettini di metallo, gli stessi che abbiamo trovato adesso. Praticamente ecco quello che succede. Questo qua sono fatti per come dire... per usarli morbida in una maniera morbida, ecco, ma non per fare un off-road, proprio perché in effetti il materiale rimane, non so se si vede, ma no, visto com'è. E infatti abbiamo trovato tutti dei fili di metallo
quando si cambia l'olio si toglie questo dado e lì dentro a questo dado, in quel piccolo, no, all'interno del dado c'erano tutti questi pezzettini di metallo. Migliore. Non so se si vede, ma sembrano un po' imbananati. Bo ten wałek się w sumie będzie kręcił, wału nie ma, także dekiel możemy tylko przestawić. Bo tej zębatki tam, ona to nic nie zrobi chyba, Karol. Ona jest tak, nie? Ona tak, czekaj, tak była, nie? Wodzikiem? Nie, tak. Ta, ząbkami małymi do nas. No. No, no i to kółko jest też, to przez to wyskakiwało. Niente, lì c'è praticamente poco da vedere perché il lavoro funziona quando c'è lo shifting delle ridotte e quindi così non è che abbia un grande effetto. Per Colucia, amore mio. Amore mio. Oh. Abbiamo già ordinato il pezzo, purtroppo arriverà uno originale che sarà fatto dello stesso materiale, che apparentemente è un materiale un po' più morbido ed è questo che, però torno a ripetere che quando avevo cambiato l'olio la prima volta, nel cambiare l'olio, no, nel tappino c'erano già dei rimasugli di metallo. Ora non so se il pezzo era già stato usato o che cosa, a me sembra tutto abbastanza nuovo, però in ogni caso il risultato. Doing next, no? Yeah. Sometimes he's just jumping off. So. Because it's made like a banana. Yeah, from the butter. Of course, it is under pressure, is swift enough. Yeah, open up, and we can see inside that they are. Yes, you see. Is that the tooth? This is all the metal. Yeah, the teeth. Yeah, which should be straight. Exactly. It should be like. Yeah, I know. In the back, but they are like banana. But they are like banana. Because they are used, you know. Yeah, absolutely. Bene, praticamente devo lasciare la macchina perché oggi è venerdì, il pezzo arriva lunedì, e quindi lascerò la macchina qua e aspettiamo che arrivi il pezzo. Ma che dobbiamo farci?